Secondo voi, perché l'Elisabetta Trenta ha rinunciato dopo una difesa che è sembrata abbastanza d'ufficio, il bell'appartamento in via dell'Ambaradam, 180 metri quadri, che si era fatto assegnare, che aveva fatto assegnare al marito maresciallo dell'esercito non appena era stata silurata e non riconfermata nel governo Conte bis? Allora, la risposta viene dopo, diciamo, questo video. Sentiamo l'ex ministra Letta cosa risponde all'intervistatrice che gli chiede quanto paga di affitto per quell'appartamento? Paga? Sono circa 540 euro. 540 euro a Roma è il prezzo di una stanza per Sì, uno questo lo so, studente. però questo è quello che viene richiesto. Bene, allora 540 euro. L'indagine condotta tempestivamente dalla Procura Militare invece ha evidenziato come il costo e l'affitto pagato dalla ministra e dal marito in questo caso è di 141,76 euro al mese. Quindi se già 540, quella intervistatrice ha detto che equivalgono a Roma in quella zona al costo di una stanza per una studentessa, 141,76 euro equivalgono neanche alle bollette, come dire, della luce o del gas o dei riscaldamenti al mese. Quindi una cosa che noi, se non fosse, diciamo, ancora una volta la manifestazione di mala politica, sarebbe semplicemente squallida e ridicola.